cosa vediamo in grafica? In grafica vediamo degli archivi, dei report cartacei. Si possono fare tranquillamente anche su Excel, io sono un po' all'antica e li faccio sul cartaceo, alcuni ce li ho in realtà anche su Excel, ma poco cambia che sia su Excel o che sia sul cartaceo, vengono divulgati a tutti coloro i quali sono all'interno del gruppo Telegram, che è un cammino importante in Sport Trader 365, non è l'unico polmone importante, ce n'è un altro, ce ne sono altri di aspetti molto importanti. Uno lo vedremo nel prossimo video, meglio la parte fondamentale di tutto il cammino di Sport Trader 365, il 70% di quello che fa la differenza in Sport Trader 365 lo vedremo nel prossimo video. In questo vediamo questo frame di questi report, perché è importante tenere traccia della propria operatività, innanzitutto perché ci fa operare con fiducia, con conoscenza, con competenza, non subiamo le perdite le accettiamo, cominciamo ad accettare le perdite, perché vediamo tutto quello che è successo in passato con quel segmento operativo, che può essere sull'over 1.5, sull'underdog, sullo scalping, lo short trade, il correct score, il dutching. Studiamo quello che è successo in passato anche per attuare eventualmente delle varianti, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare. Ricordiamoci sempre che ci può essere anche il guru più guru del mondo, ma se non siamo noi in prima persona a voler ottenere dei risultati, non ci potrà mai essere nessun guru che arriva a farceli ottenere. E quindi l'archivio è decisamente importante, decisamente molto molto importante per fare il punto della situazione ogni volta, alla fine di ogni giornata, di ogni due giornate, ogni settimana. Si studia, si vede quello che è successo, le ritualità in certi tornei, in certe manifestazioni, da che quota si verificano certi risultati, lo studio di ogni squadra. Tante cose che possono sembrare complicate, in realtà quando si crea l'abitudine tutto diventa molto molto semplice, e soprattutto quando comincia il conto a crescere lo si fa con un certo piacere. Quindi quando vediamo che tutto quanto quadra in un certo modo, il conto cresce, e quando passi da 3.000 a 3.500 a 4.200 a 5.800 a 7.500 e così via, comincia a dire: ma caspita, sai che forse potrebbe essere la mia professione. E a quel punto ti dedichi nel vero senso della parola, in maniera seria, professionale, a questa attività, ma con estremo piacere, perché vedi che guadagnare è un flusso, come il corso d'acqua, no? Scorre sulla base di quello che stiamo facendo. Più lo facciamo bene e più i risultati sono una conseguenza di quello che stiamo facendo. E quindi tutto questo non solo rimane ad ogni iscritto, ma con ogni iscritto viene studiato quello che è successo. Oltre a questo, se ci sono delle varianti, le vediamo assieme. Quindi vediamo assieme con ogni iscritto quali possono essere le varianti operative migliori da attuare di volta in volta per ogni situazione, per ogni cosa che viene vista, rivista, studiata, modificata, implementata e quant'altro. Quindi veramente dall'archivio si impara tanto. E niente, questi sono i report che rimangono agli iscritti. Non so quanti altri, che forse nel trading sportivo è un po' più abitudinario rilasciare i report, questo sì, nel trading finanziario è pura utopia. Non so in quanti nel trading finanziario rilasciano gli archivi, onestamente, i report, non lo so. A livello personale so che non li ho mai visti sui servizi a cui ho aderito nel lontano 2010, quando ho iniziato a fare trading finanziario, però so che qualcuno anche li rilascia. Nel trading sportivo sono un attimino più presenti, però sicuramente lo studio accurato dell'archivio porta veramente tanto tantissimo in questo mondo. Non è però
solo l'archivio che fa la differenza. In SportTrader 365 il 70% di quello che c'è all'interno di SportTrader 365, o meglio il 70% della composizione di SportTrader 365, lo vedremo nel prossimo video.